Messer Jerry Selfie. Amo Messaggeri Amore. Oggi tocca alla Davida. La Davida è il pezzo più significativo di tutte le mie opere. Posso dire che tutte le mie opere si concentrano, si compattano, tutte le mie sculture si stringono intorno alla Davida, perché insieme alla Davida arrederanno il Colosseo della Pace. E la Davida, nella sua posa, è stata pensata da me perché mi sono detto, faccio una sigaretta però, Dunque, riassumendo in pochissime parole, la Davida è un gioco che è iniziato nella mia vita da quando avevo 8-9 anni. Ho visto una foto di Davide e da allora io reagisco positivamente al Davide. Come Marilyn Monroe disse che lei reagiva naturalmente a Marlon Brando, io reagisco naturalmente a Davide Michelangelo, non per motivi di omosessualità, e anche se ce ne fossero non sarebbe nessun problema, ma proprio per un gusto estetico che va al di là del sesso. Nella scultura del David, in questa vibrazione di addominali, da bambino io sentii una vita che si stava muovendo e avvertivo che in questo ragazzino nello sguardo avevo un cipiglio che guardava un problema che doveva affrontare, e nella pancia, in questi addominali, io gli sentivo una decisione, un qualche cosa che non facevo tutti questi ragionamenti, però racconto un po' l'emozione che mi era arrivata vedendo questo ragazzino. Ho detto: sei così bello, sei così forte, sei anche piccolino in qualche modo, però hai un problema più grande di te, eccetera. E da allora è rimasta sempre nei miei giochi, eccetera, ed è stato sempre un mio obiettivo. Quando, per sequenza di fatti, no, ho cominciato a farla da grande e mi sono ritrovato a scoprire, no, che dal mondo del David maschile sono passato al mondo femminile della Davida, mi si è aperto un mondo infinito che prima era relegato, era circoscritto, era finito nel racconto del David. Il David è un essere umano che è di fronte a un problema, deve prendere una decisione e scegliere quando è il momento esatto di scagliare il sasso che ha nella mano, già pronto nella fionda, e colpire esattamente qui la testa del Golia, farlo barcollare, fargli perdere i sensi, e in quel momento andare lì e tagliargli la testa e avere la meglio su un nemico che avrebbe fatto di te polpette a mani basse, no? La Davida invece è racconto tutto un altro mondo, perché quando ebbi l'intuizione di capire che potevo lavorare sul femminile del David, e accorgendomi delle differenze, no, delle qualità tra il maschile e il femminile, e realizzando che le qualità delle donne sono una fortuna per la specie umana, e grazie a voi donne, se l'umanità, nonostante questi minimo 10.000 anni di governo maschile,
l'umanità non si sia estinta ancora. Se continuiamo così ce la facciamo, perché adesso le donne sono diventate veramente peggio dei maschi, eh? Al governo le donne sono peggio dei maschi adesso, veramente. Voi donne che siete la salvezza dell'umanità, in questo momento al governo siete peggio dei maschi. Dovete tornare alla vostra natura, assolutamente. Se no, a schifo finisse per voi, comunque per tutti. E per cui, realizzando le qualità della donna e quante angherie ha ricevuto da parte nostra, dei maschi, quasi come un po' un riconoscere da una parte i valori e anche chiedere scusa come maschio a tutte le bestemmie che stiamo commettendo nei confronti delle donne, che come bambini bambini presuntuosi, testardi, che non vogliono capire, che pretendono e basta, no? Se non ottengono quello che vogliono, arrivano a fare dei gesti come il femminicidio, che è diventato quasi routine. Non se ne dà quasi più notizie, perché ormai dopo un po' suona di vecchio, ah sì, siamo sui fatti ormai anche quella cosa lì, no? Talmente lontani dalla nostra natura, e l'accettiamo come per naturale, che... Per cui la Davida nacque come un monumento dedicato alla donna, che però cosa raccontava di fronte al maschio? Che il maschio era in guerra, aveva l'attimo della scelta, perché era in un combattimento per conquistare la sua pace. La Davide invece, a differenza del David, non ha gli occhi aperti e fissa sul nemico esterno, ma ha gli occhi chiusi ed è concentrata su se stessa, sulla sua pace. E facendo così il suo nemico è neutralizzato, è immobilizzato, è schienato, hai vinto. Se tu ti concentri sulla squisitezza del sentimento della pace che c'è dentro di te, che è una cosa molto sottile, ma più l'ascolti, più la segui, e più si appalesa, viene fuori. E non me ne faccio una ragione. Tutte le volte che vado a meditare, quando faccio la terza tecnica, che per me è la tecnica più bella, sono tutte belle, tutte hanno qualcosa di importante, ma la terza è veramente proprio, per me, la... E quando la comincio, cominci a farla e stai già bene di tutti. C'è sempre un momento dove a un certo punto c'è un benessere che viene su, speciale, che mi fa dire Dio come sto bene, Dio come bello, come sto bene, no? Come è vero che quella pace è dentro di me e si affaccia e viene fuori. Quando viene fuori io non posso non vederla, non posso non viverla, non posso non vestirla. E quando questa cosa succede io sono a posto, mi sento bene, infatti io non ho problemi nella vita. Lo sterminio che è in atto non riguarda la mia vita personale, perché grazie a Dio la mia vita personale va bene, sono anche in salute, fumo, mi tratto anche male. Adesso mi ho calato un po' di chili finalmente, mangiando un cibo molto buono, che però purtroppo c'ha un marketing di network attaccato ai maroni, che... Ma farò un video dedicato al posto. Adesso devo parlare della Davida. Perché è in sterminio la Davida. Io avevo messo un nastro giallo a una scultura alla Coppa in vetro resina della Davida. Per cui questa scultura qui in vetro resina, io mi sento di offrirla come intoccabile a un'altra persona alla quale telefonerò personalmente, e in base a quello che mi dirà lei potrà essere salva oppure sarà destinata alla distruzione, perché se non ho un posto dove mettere tutte queste opere, e sarebbe un peccato, perché se ci fosse già un terreno magari che non dà nessun reddito sul quale io posso fare la cosa che voglio fare, aperta alla gente che venga,
e lo usi anche solo come ristorante all'inizio, no? Un ristorante un po' diverso dagli altri, dove si mangiano le cose che puoi trovare negli altri ristoranti, però in un clima, in una esperienza che non è frequente sentire in giro, non lo è. Ed è una necessità in questo momento, secondo me, per la popolazione, perché l'arte che finora ha sempre servito la borghesia e la chiesa, è l'arte, è uno strumento molto importante per manipolare le persone, per raccontargli dei messaggi veri, leggermente deviati, affinché il raccolto, invece di andare dove deve, va sempre a finire dall'altra parte, tu vieni mantenuto a stecchetto, in eterno, a cedere la tua vita, che puoi vivere gratuitamente. E questa è un po' la situazione. Io da quell'atto lì mi considero libero, fortunato. Però come lavoro, come impegno in questo mondo, sapendo che l'arte è veramente la cosa che ci rende liberi o schiavi, è uno strumento molto importante, utilizzerò l'arte per raccontare le cose con l'intento di non voler vendere nulla a nessuno, ma semplicemente celebrare, riconoscere, omaggiare il grande donatore di tutto questo, perché non rimane altro da fare quando hai un minimo di lucidità, quando si alza il livello dell'attenzione e diventi eretto e ti accorgi di che dono sei e in che situazione ti hanno messo e quanta cura c'è nel liberarti anche da quell'ingenuità che ti hanno messo in prigione. Perché siamo sempre noi che decidiamo di metterci in prigione, con i nostri sì, i nostri no, con l'educazione che ci è stata riversata contro. Fin da bambini sei un po' passivo, perché da bambino sei una spugna, assorbi tutto, ti fai andare bene un po' tutto, scarichi velocemente dal presente le cose brutte e riesci a stare di nuovo in quella verginità leggera che è la vita, ma piano piano il peso si fa sempre più grande fino a che tu diventi paralizzato, non sei più in grado di andare con il cuore di là dall'ostacolo, dove c'è la vita vera, che ti abbraccia, ti assiste e ti protegge da quelli che te la vogliono rubare. Se tu sei d'accordo di dire sì a quel potere che è dentro di te, che è l'unico che ti conosce ed è l'unico che ti vuole bene. Io mi sono accorto di questo molto presto, molto presto. Nessun parente ti può volere veramente bene come quel potere che ti mantiene in vita, che ti ha creato un corpo umano con delle cellule, che ti ha creato dei genitori a quale ti ha affidato, bene o male, a fare esperienze in questo mondo, a seguire la testa e a seguire il tuo cuore e a capire tra le due, volta dopo volta, quale ha senso seguire e quale ha senso invece mettere in discussione. Perché io mi sono accorto che ho sempre seguito con una facilità automatica i consigli della testa e il cuore l'ho sempre travisato, perché il cuore non parla mai. Questa cosa ho scoperto, il cuore non parla mai, non dice una sola parola, a me non mi ha mai detto nessuna parola, mai. Ma si è sempre fatto sentire nel momento in cui io devo prendere una decisione attraverso un sentire, e quel sentire diventava la stella cometa che faceva fare i miei gesti, le mie azioni, le mie cose, compresi i miei errori, i miei limiti. Lui usa tutto, non butta via niente, non solo del maiale, ma anche dell'essere umano, che è il maiale super, non si butta niente neanche dell'essere umano. Per cui la Davida, che è nata per gioco, e per gioco ho avuto una risposta dal web che mi ha detto, con quasi 1 milione di visite in pochi mesi, che c'era un'attenzione nei confronti della Davida,
E questa comunicazione io l'ho presa con quel sentimento, come un'intenzione di rifarla, riprenderla in mano. E l'ho ripresa in mano nel 2009 e nel 2010 sono stato pronto, dopo aver passato dei momenti dove non sapevo se ce l'avrei fatta tecnicamente, ho preso degli azzardi razionalmente inspiegabili, che però sono contento di aver fatto, perché quando li ho fatti ho approfittato per stare attaccato al mio Dio interiore e mi ha fatto passare attraverso quelle cose che potevo veramente quasi mettere nella categoria sarà impossibile tirarla fuori in quel modo lì, senza aver neanche fatto mai esperienza prima, solo andandoci con ragionamento e con una gran speranza e fiducia. Ed è andata bene, come tante altre volte. E ci pensavo stamattina mentre meditavo, gli dicevo, la Davida mi ha creato 1 milione di visite quasi, in pochissimo tempo. Perché? Mi sono detto. E mi è venuta su una risposta. E la risposta è, perché alla fine ho detto che l'avevo distrutta. Non ci avevo fatto, non me ne ero accorto prima. Mi sono accorto che, infatti, dei commenti, a parte bravo eccetera, il grosso dei commenti era ma perché l'hai distrutta? No, la distruzione è la cosa che l'aveva colpiti. Dopo che avevano visto l'edificazione, tutti, una parte dei passaggi che aveva avuto, sapere che era stata distrutta li aveva toccati nel cuore. E mi hanno chiesto di rifarla, forse per avere la speranza della vita sulla morte, della vita sulla distruzione, forse, non mi rendo conto adesso, l'ipotizzo adesso. Morale, questo fu l'inizio, no, della Davide. Come diceva Tonino Guerra, tutti i capolavori nell'inizio hanno già qualcosa della fine. Adesso mi ritrovo, dal 2010 al 2019, dopo 9 anni di aver lavorato, di averla divulgata, di averla presentata ufficialmente, privatamente, e aver visto che non ha mosso nulla di caldo per come furono 1 milione di visite, mi sono detto, per sapere se non ho preso un abbaglio devo avere una risposta dietro, non dico 1 milione di visite, ma almeno 10.000 firme, ma non 10.000 firme intese, ecco 10.000 firme mi dovete dare, perché so benissimo che le 10.000 firme raccolte, tutte le raccolte firme, non contano niente a livello di potere. Però contano a livello di intenzione. Se 10.000 persone mettono un'intenzione su un obiettivo e dicono perché no, vogliamo vederlo in scena anche lui, abbiamo visto tante, vediamo talmente tante di quelle stronzate e alcune sono ripetute, sappiamo già come va a finire, le facciamo, perché no, vediamo anche questa, una in più, al massimo è una cazzata in più. E se invece funziona questa cellula, dove l'essere umano comincia a trovare dentro il profumo, lo scent of human, no? E comincia a risuonare, a sentire che la cosa ha a che fare con la sua natura, per cui la vuole frequentare ancora. Ed è lì conoscerla, come le amicizie. Quando è che puoi dire che tu sei amico con una persona? Quando lo conosci semplicemente come immagine? No, quando con quella persona vivi delle esperienze. Vivendo le esperienze con lui tu puoi dire che lo conosci, hai vissuto, hai avuto delle esperienze. E questa è la stessa situazione per la Davida, per questo movimento della pace, che dando una esperienza, tu questa esperienza quando la senti la riconosci. È la parte che stai cercando, che ti mancava terribilmente, più della partner, per chi ama avere una partner. Per cui adesso siamo arrivati in questo sterminio finale, dove mi sono accorto che lo sterminio ha colpito di nuovo il cuore delle persone. Ci sono arrivato con l'istinto, seguendo delle mosse, anche se non capivo bene che cos'erano, in perfetta sintonia con quello che dice quel gran genio di Carmelo Bene, che tu non devi fare cose pensate prima da te o da altri, ma devi agire in una sorta di
lasciarti andare quasi folle, che la razionalità non capisse in quel momento, ma capirà poi tutto il senso, il significato che portava con sé. Ma per fare questo devi essere lasciato libero di essere te stesso. Come i bambini, devi lasciare liberi di essere se stessi, ma se li analizzi mentre sono dei bambini, i gesti che fanno, i versi che fanno, dici, ma sono scemi. Entusiasmi, creduloni, no? Dici, che valore può venire fuori da lì? E invece da lì vuoi fare un essere umano completo, maturo, cosciente, che ha una radice divina che non c'entra niente con questo mondo, ma in questo mondo ha una vacanza, premio, che ha vinto lui, che può spendere in questo mondo. E devi mantenere quella chiarezza di non credere che tu sei di questo mondo e puoi trovare soddisfazioni in questo mondo, conferme dei tuoi bisogni, delle tue necessità in questo mondo, ma dentro di te, perché è lì che sono sempre state, messe da quel grande genio che sapeva dove metterle a riparo dalla tua dimenticanza, dalla tua ingenuità. E la Davide è nata per essere un simbolo, che mi sono accorto alla pace manca un simbolo, perché i simboli che noi mettiamo nei confronti della pace sono ridicoli, non dicono niente. La colombina con il ramoscello nel becco non dice assolutamente niente del gusto pieno della vita che scaturisce dalla pace quando si affaccia dentro di te e occupa il territorio corpo umano completamente, ci regna perché è suo, rientra in possesso, perché c'è stato un liberatore che ha avuto a cuore la tua sorte e si è prodigato, se tu eri d'accordo, di metterci del tuo a liberarti. E questo nella mia vita è successo e succede e succederà fino all'ultimo respiro. Che si chiuda qui il mio progetto, perché può anche chiudersi qui. Se ho capito male, lo vedo, 10.000 firme sono il minimo, se non saltano fuori 10.000 firme o vengono riscattate le cose, onestamente devo distruggerle, perché realmente non interessa. L'unica cosa che interessa è l'emozione della distruzione. Siccome io sono pittore, scultore e regista, chiudendo il racconto del mio messaggio di pace, lo chiudo con il cinema. E il cinema, ho visto, ho realizzato che come immagine la distruzione reale di cose fatte veramente per una bellezza duratura che vengono distrutte apposta, colpisce il pathos di ogni essere umano e non lo lascia tranquillo. E mi permette di chiudere artisticamente, utilizzando la tecnica del cinema, per comunicare questo messaggio di pace nella sua importanza, sia quando c'è, sia quando non c'è, sia quando è distrutta. Deve farti male il cuore quando vedrai questa distruzione, perché se non ti fa male il cuore, tu sei già morto. Per cui se tu soffri vedendo queste cose qui, è un bene. Se poi potevi fare di più, quelli sono pensieri che farei da solo. Però puoi fare qualcosa adesso. C'è qualcuno che si sta mettendo in gioco per il bene di tutti, quando potrei fregarmene e pensare solo al mio benessere. Potrei farlo. Potrei farlo e lo farò se andrà così. Se invece andrà in un altro modo, lo scoprirò. Prima l'ho chiesto nella meditazione, ho detto, siamo arrivati alla fine? Serenamente l'ho chiesto. Siamo arrivati alla fine di questo gioco? Perché se è sì, lo accetterò. Lo accetterò. Senza patemi, senza oh, povero me, lo accetterò, commosso, ma lo accetterò. Come una cosa buona, di cui magari ci vorrà del tempo per capire il buono che ha portato, no? Però lo accetterò. Però ho sentito una piccola esperienza prima, ma molto chiara, che per come sono abituato a relazionarmi con lui, mi diceva, non è finita. E io scoprirò in che modo sarà, perché potrebbe non essere finita cambiando la sonografia. Questo sterminio me lo farà capire
capirò se dovrò distruggere entrambe le Davide per poter avere una potenza cinematografica al mio arco e utilizzarla nella richiesta danni che farò alle forze dell'ordine che mi hanno tolto il diritto all'esistenza di esprimermi artisticamente, violando i miei diritti divini e inalienabili, e ne pagheranno le conseguenze se ci sarà ancora una giustizia legale in questo mondo qui. Servirà a vedere questa cosa qui. Se non ci sarà questa giustizia legale, avrò comunque la giustizia del mio Dio, sulla quale io ho sempre contato, conterò e conterò fino alla fine dei miei giorni, anche se dovessi andare sotto il classico ponte che la puttanella del ragionier Fidini profila, no? Ti profila sempre una distruzione, una cosa che finisce in miseria. Chi l'ha detto? Può anche darsi che liberandomi di questo fardello qui, perché è un fardello comunque, andare avanti a realizzare questo movimento alla pace. So che non sono rose e fiori, so che avere a che fare con tante persone aumenterà il livello di impegno, di fatica, di stress, eccetera, ma so che può essere fatto con quella leggerezza del bambino che sta attaccato come una cozza a quell'amore che ho dentro. E per mia fortuna è la cosa che mi piace fare più di tutte e che ho chiesto di fare sempre di più, e devo dire che mi sta accontentando, perché non sono mai stato così bene con me stesso come sto in questi giorni qui, nel quale sono dentro a questo sterminio. Intanto che parlo faccio vedere un mucchio di immagini della Davida, perché c'è materiale UFA che parla della Davida. Mi sarebbe piaciuto poter vedere dei documenti di Michelangelo, dei videofilmati, anche di Gesù. Mi piacerebbe vedere dei video dove Gesù parlava alle persone. Non mi stupirei, adesso che ho conosciuto Prenerabat, vedere che il feeling era lo stesso. Quando il maestro viene e ti parla, si crea una magia, un piccolo salotto, anche se sei in 400.000 persone o 80 persone o due persone, si crea quella cosa intima fra te e la vita che ti capisce. E ci si abbraccia, non manca più niente. Vivere così merita tenere alto il livello dell'attenzione. Il gioco in palio vale la candela. Come? Bon, qui finisco. Ah, devo dire il prezzo. La Davide, 20.000 euro. Allora, forse devo dire sta cosa, sì, dai, dico sta cosa poi finisco sulla Davide, devo parlare dello stronzetto. Il prezzo della Davide è 20.000 euro il riscatto. E decido in questo momento di mettere tutte e due a riscatto, se una delle due persone non accetta la coppia in ceramica, in vetroresina e zircon, che resiste alle intemperie, può stare all'esterno, eccetera. Se non accetta, distruggerò sia lei, quella in vetroresina, che quella in ceramica fredda. E se dovrò farlo, sarà fatto. Il riscatto economico, se non ci sono 20.000 firme, sono 20.000 euro, perché l'ho quantificato in 80.000 euro. L'avevo data, l'avevo offerta, me l'aveva chiesta Silvio Bartolotti, lo stronzetto, che si era innamorato della Davide fin dalle prime, fin dalle prime versioni che vide, quando la vide per ragazzina modellata, siccome lui è sempre stato molto sensibile alle lolite, no?
nulla di male. Quando vedi le ragazzine sono talmente belle, come fai a non vedere un tripudio di vita? Poi è molto importante anche sapere comportarsi in un certo modo, viversi la propria sessualità interiormente e non perdere la dignità. Comunque, gli piaceva la Davida e un giorno disse: voglio un'esclusiva, 100.000 euro, un pezzo in bronzo, 2,5 metri. 100.000 euro in quel momento mi facevano veramente molto comodo. Avrei risolto molti dei problemi che mi ha creato il seguire questo lavoro, che finora non mi ha mai dato una lira, ma mi ha creato preoccupazioni, come il lavoro anche della Davida è centrato, perché è centrato. E c'è stato un momento che gli feci questa proposta, non gli dissi, non accettai il fatto che doveva essere vestita, perché gli dissi: la verità è nuda e la Davide sarà nuda. In effetti, nel primo video che ha fatto 1 milione di visite, la Davide era nuda. Poi fu censurata perché qualcuno disse che, essendo una scultura nuda, poteva disturbare un pubblico minorile, e fu censurata e si interruppero subito queste magiche visite che faceva mediamente 5.000 visite al giorno. Infatti è andata su velocemente quasi 1 milione di visite. E a un certo punto gli avevo già fatto il lavoro della mensa, sapevo che lui quando diceva le cose non c'era da fidarsi, no? E una sera a letto mi sono detto: cazzo, ho venduto il sogno della mia vita, sto vendendo il sogno della mia vita a una persona che ne farà carne da macello, vuole tenersela per sé, vuole che gliela vesto come vuole lui. E tutto quello che io ci ho visto come visione fin dall'inizio finisce semplicemente perché io ci guadagno 100.000 euro e sistemo la mia vita di merda, dando i soldi allo Stato che non mi bastano mai, e li uso, li sperpera per farmi del male. Ho detto: ma sei scemo? Allora, siccome Silvio stava perdendo un po' di tempo, perché io quando gli ho fatto quell'offerta, secondo me lui doveva dire: firma subito qui il contratto e non ripensarci, perché io sono famoso per i miei ripensamenti. E siccome fece passare un po' di tempo e seppi da una persona che lo conosceva, che aveva detto che se gli andava bene un affare che allora aveva con i russi, avrebbe fatto la Davida. Dei soldi che avrebbe preso, fare la Davida sarebbe stata una cazzata. Però io nella notte ebbi questa visione di rendermi conto che stavo vedendo un sogno, e dissi: no, non posso fare una cosa del genere. Lo chiamai e gli dissi: Silvio, passa da me che ti devo dire una cosa. E ora lui, siccome abitava qui vicino, prima di andare in ufficio passò, si fermò nel mio studio, mi ricordo la mattina si sedette là nell'angolo e io gli dissi: Silvio, è successa una disgrazia. Gli dissi: cosa è successo? Dico: è successo che la Davida da 2,5 metri è diventata 4,17 metri, esattamente alta come il David. E te la do. Mi fai: perché? Non te la do più. Perché? Ho detto: perché i sogni non si vendono. Me la carico sulle spalle e arriverò dove sono in grado di arrivare. Lui mi guardò con un'espressione inequivocabile. E io pensai: sì, forse andrà a finire così, però la bambina sta con me. E rifiutai 100.000 euro e non mi sono mai pentito di questa cosa. E ho continuato a lavorarla, vedendo tante volte la magia scendere in campo, affinché la facessi. E se tutto questo è servito per arrivare fino a questo punto e distruggerla e avere solo una potenza di immagine forte da poter comunicare a livello di immagine, da utilizzare anche come richiesta danni se c'è una giustizia, e fare pagare un fracasso di milioni a questa società disumana affinché io con quei soldi possa iniziare a creare questo piccolo risarcimento umano, che sarà la prima goccia, la prima cellula di tante cellule che poi seguiranno, e verrà
la pace nel mondo, perché verrà la pace nel mondo. La pace nel mondo verrà, c'è un maestro che sa il fatto suo. Non arriverà adesso, forse perché sono vivo io, non è detto, ma arriverà. Io sono contento di aver speso la mia vita, il mio contributo, con i miei limiti nel dire questo messaggio di pace è molto importante. Io ho contribuito un po'. Ho cercato aiuti da sempre, fin dall'inizio. Ci sono stati e non ci sono stati, e adesso vediamo se la cosa può prendere quota o se la mia vita deve prendere un volo diverso. Qualsiasi volo sarà, io lo seguirò con il cuore spalancato e felice di essere tra le braccia del mio amore, al quale piace farmi degli scherzi anche paurosi, la vera puttanella qual è, ed è per questo che mi piace il mio creatore, perché è una grandissima puttana, sa farsi perdonare le cose peggiori. Questa è la Davida e questo è il Quantum. A voi la scelta di riscattarla per 20.000 euro. Silvio, se tu mi dai 20.000 euro te la do, vestita, come volevi te. Non te lo auguro ovviamente. Io qui finisco, la Davida l'ho fatta. E poi adesso faccio gli altri. Buona riflessione, io mi sembra che il cosmo dico Mr. Jerry, almeno magari in più selfie, magari no. Amo, messaggeri amo.